Facciamo anche il cerimonio, facciamo una fettuccina di un po' di farina, così. No, non so, buona idea. Ore 16, noi ci abbiamo infiltrato all'interno di Clay. Dopo il video che abbiamo fatto l'altra volta, si partì una sorta di concorso interno. Un concorso interno, una sorta di sfida canora e anche nella quale sede trovo c'è sfida di creatività. Io mi sono messo qua davanti per non farti soffrire. Perché se mi esposto. No, fammi vedere immediatamente. Dopo te sta mai. Se chiuso, sta roba posso mangiare tutto me. Soffri. Comunque, vabbè, fermo che un po' che di domanda, perché sti qua sei matti e ha creato una canzone. Sì, ha fatto la canzone. Cioè, ma vedere che bella, cioè ascolterà che bella, anche vedere, perché se deve vedere e sentire, no? Perché non sai che se fa le robe così, ciccio. No, mica come che le fiamo noi. No, come fiamo noi. Non si sa come si arriva nella Comaxino, non ci declai però, se è successo davvero. Seguendo i profumi del giorno e sera, del fritto dritto in largo barriera, sei qua. La tua tappa obbligata. Ma noi che avevamo qua varavara al locale chiuso, li avevamo costretti a restare qua. Max del buffet Max. Clay. Max del buffet Clay. Della quindi, famiglia. La famiglia Clay. La gloriosa la famiglia Clay. Quindi Clay non c'è una sigla tipo C, L, A, no? Sì, proprio... Esatto, Clay, come che mi chiama tanti. Clay con le Y, con le I lunghe. No, però Clay era bello perché passavi la canzone di Puh, tanta voglia di Clay, secondo me comunque poteva avere. Ah, poteva però... Sa 30 anni che esisti sta istituzione, baccalà e sardoni per colazione e vicin un calicetto de vin. E da quanti anni sei qua? Noi siamo qua da 28 anni presto, io sono la terza generazione, a cominciare mio nonno, dopo mio papà e adesso sono me, sono l'ultimo rimasto dei Clay sopravvissuto a Oste. E infatti c'è anche una foto qua da Derivo. Sì, c'è una foto, delle foto, foto, una foto della foto. La foto. Più figa foto del mondo. Ma perché prenda passo da qua allora? Qua esatto. Bud Spencer, Terence, quasi è Trinità, cosa sei questa, no? Altrimenti ce l'abbiamo. Madonna, ce l'abbiamo. Miseria e nobiltà. Miseria e nobiltà. Cosa su Fialoni, ma non sul film, forse è Ela che fa Ela se stessa. La scena mitica di Alberto Sordi. Sì. E dopo? Film non ricordo, un americano a Roma. Un americano a Roma, no? E quasi i Clay che mangia spaghetti. Sì. Con mio papà che ha fatto sta foto. Tanti neanche non che guarda le foto ne si rendi conto che siamo noi, no? Cioè uno vede tutte le foto e pensa che sia qualche, ma chi sei qui là che non mi conosci attori, no? Che dico, ti riconosci anche di persona, e dico. Dai, invece se cos'è il disi là? Cos'è il disi prima di mangiare quella roba? È motte, ma mi ha provocato. Maccarone, mi ha provocato un mese di maggio. E se casina capir come che farà cucinare in solo un metro quadrato fiamme olio dalle 6 di mattina. Ma questa leggenda per cui cucinei in un metro quadrato come che disi la canzone, è vera? È vera. Ah, cioè, non siete Drio una cucina gigantesca? Noi siamo uno dei ultimi locali che può lavorare comunque con la cucina esterna, perché mai le nuove normative non permette più. E quindi noi siamo, insomma, una vecchia licenza, e quindi abbiamo un po' come la possibilità di cucinare come che se passava una volta proprio dietro il banco. Che è spettacolare. Spettacolare, se bel vede, perché comunque, te vedi anche tutto al momento come che fanno le robe, tutto quanto la vista. I locali figoni, no? Fa la cucina vista. Infatti i locali figoni, e si fa. Noi fanno da de mo. I figoni adesso sono tornati. Sono tornati a fare tutto a vista. Per fare i figoni. Esatto. E voi invece ieri avanti, Zade quella volta, e non potete futizzare niente, magari nelle cucine che sei in giro un po' il futizzare, invece qua. E quando futizzi niente, perché tutto fatto a vista, te ordini la pasta, e noi te le fermo al momento davanti a te. Insomma, no, e qualsiasi roba, una grigliata, anche la pasta su te fa davanti di te, tutto te la fiamo davanti di te. Sì, questo è il nostro, esatto, il nostro punto di forza. Ah, anche a richiesta, porto poi una roba, tu mi impani questo, tipo, non so, poi che puoi portare un parente, te mi impani questo per favore. E noi andiamo, dai, so decline. Ma baccalà, quindi, perché baccalà fè un poco.
Un po' sì, il baccalaureato è il nostro, diciamo, punto di forza, no? Periodo appunto sotto le feste, è un prodotto molto richiesto, che ne fermo più di 100 kg per la vigilia addirittura. 100 kg? Sì, fermo tantissimo. E quindi fa piacere che comunque tanti triestini, come dire, il nostro baccalà in tavola per quel giorno, per noi è un grande orgoglio, una grande soddisfazione, insomma, ecco, di questo. Mi gosti idea romantica del baccalà, ma te giuro, la godo da tanto tempo, sì? La godite in giro. Confermo, e fa schifo. Nessun oste l'ha ancora accolta, non capisco perché, non fa schifo, è bellissima. Brioche salata col baccalà. Ah, ma salada! Vabbè, cosa dolce! Metto baccalà e pistacchio! Ma adesso sempre! Ma no! Baccalà nella brioche salata, che Gabi però quell'effetto colazione, sì, capisci? No, che schifo! Allora, quell'effetto psicologico colazione. Accettiamo la sfida! Accettiamo la sfida! Se mi a casa quando mi lamento dico non arrivo con pochi foghi, voi fai tutto qua no, però posso cominciare la mattina molto presto all'alba. Esatto, quel no, quel minimo fazzo effettivamente. Quello effettivamente non se comincia l'alba. Però comincia penso l'alba. Che in questo spazio qua il riscaldamento non vi serve no mattina, no questo è un quadrato, su un metro quadrato esatto, e fumo tutto qua e noi andiamo dai Sole Clai, è un re dei panai. Però voi fate tanto i spavaldi in cucina, ma come cantè? Fammi vedere. Ah, come cantè? Come cantemo è la... insomma. Quel voglio vedere se... Mi riesci meglio il baccalà, ecco. E se Clai, no se Clai, ma se Clai, nell'osservo e vedrai, se anche in cima è panai. Veniva al banco e mando davanti, comunque davanti alla gente, allora dico, sì. Dani, quanto spaghetti e tragnocchi da ravioli, vai davanti ai pasti, veloce, che dico. Sì, usa i piatti e i frisbee direttamente. Sì, se la lancio, no? Perché ne racconta adesso che mi non stavo ancora filmando, che adesso che fai due turni a pranzo, e il primo turno sei tranquillo, cominci a cucinare alle 6 di mattina, relax. E il secondo turno, cominciamo come... ti dà 20 minuti praticamente. Sì. 20 minuti che devo far mangiare tutti, no? Ah. Sì, perché alle 1 e un quarto devi andare via, non sarebbe facile. E poi pete, fettine, verdure farcite, alette del pollo condite, e panzerotti! Portare qua cracco è quel che cominci a buttarmi le padelle in bidone, ecco. Quello proprio sarebbe una roba. Gebel vede fa tante robe contemporaneamente, questo è il infatti tanti anche nei film quando che già al banco sì. Ho inventato l'idea del cogo critico che va nei locali a mangiare a sbaffo, si chiama Carlo Scrocco, ti piace? Carlo Scrocco, sei bello. Carlo Scrocco. Io ero concentrato su Cornelia e la moda dei cracchi invece, bro. O anche... Sì. Panzerotto, non andare via. Come diventa romantico così? Qualcosa romantico. Se sei capitato, non so gente che magari lavora in locali, dove che se magari, ok, come dire, sì, ristorantoni, dove che ha cucine molto grandi, che se dentro batterie, non so, dei 5, 6, 7 cuochi, no? Appunto, tante volte si incasina, perché comunque quando c'è tanto lavoro, quando che vieni qua, che vedi un metro quadrato su Daniela sola, che fa primi e secondi antipasti, tutto da sola, tutto in contemporanea, che fa, posso i film, ma posso mostrare ai miei chef? Come poi, si lavora quando che si arrabbia, che non si arriva a fare, che è troppo lavoro, che si incasina. Se vuol provare Pikachu, mostrare le carrozze ancora di più dei dei, nella torna del nuovo. La mi dice, ho fatto queste polpette, no? De cosa c'è? De patate in teccia, Capuzzi Luganica. Io ho detto, Codindio! Che polpetta, Codindio! Che polpette, diventa la polpetta Codindio! Erika, no? Che è la nostra collaboratrice, ha detto, ciao, c'è me la Codindio, eh! E infatti, fatto così, che ha fatto 2000 visualizzazioni in una giornata, perché quella volta lei era bellissimo. Che bello! Vieni con Walter, un tiro e te fanno un altro giro, una tartina color, un grande pranzino che può! Impareremo Maxino! Se vuoi del mino, capisco. Ah, sì. Se vado patate e baccalà, amico, ho messo polenta e baccalà, perché se... diciamo più triestina, sì, più triestina. No, scusa, polenta e baccalà, sei dentro una polpetta? Sì. No. Cioè, polpetta e polenta. Patate e polenta e baccalà.
No. Si illumina gli occhi. Non ho mai niente con questa cosa. Toccherà a mandare a casa adesso. Toccherà a mandare a casa a Flavio. Ho fatto a resistere fino a oggi. E noi andiamo. Dai, 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 dai. So the clay. Il nostro scoglio facile, che è il nostro master, che tutti scoglio facile, che non ti sei sporchi le manine, no? Se tutto bello e tanto, puliamo tutto. Ah, se c'è uno scoglio facile perché ti non te sei onzi. Esatto, perché puliamo noi i scampetti, i gamberoni, i pedoci, tutto del netto. Del resto in 20 minuti. È un buon tempo, ecco. Netta. Ecco, e muovite. E noi andiamo, dai, 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 dai. Chi è il sesto posto? Boh, sempre scherzino. Il sesto posto è griglia.